Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo tornati dopo tantissimo tempo. È pass passato un altro mese all'incirca su Pokémon Go. Esatto, Pokémon Go per parlarvi di un nuovo bot che è uscito. E quindi, in verità, è uscito da parecchio tempo, è stato fixato da poco, per questo ho deciso di farci un video. Si, lo conoscete se avete seguito i miei vecchi video passati. I miei vecchi video passati, sì, i miei vecchi video comunque su questo gioco, su Pokémon Go, sapete per certo che esistono dei bot per um, creare, cioè per. che vi fanno. Adesso Giocano da soli, sono bot, appunto, emulatori di persone che giocano, ok? Si chiama Necrobot, è la versione 2 di Necrobot, molto, molto interessante, che riesce a fare tante, tante nuove cose. Cioè, in verità, implementa tutte le funzioni vecchie, più ne aggiunge qualcuna nuova. Ad esempio, sapete che sono state aggiunte delle, eh, dei nuovi Pokémon, sono state aggiunte delle. Eh, no, ovviamente è tutta la seconda generazione delle pietre che fanno evolvere in maniera particolare determinati Pokémon, infatti noi andremo a cercare proprio anche quelle, io già ne ho presa una, mi pare, sì, no, sì, Squamo di Drago. Why not? Abbiamo una squadra di drago, ce ne serviranno parecchie, il Pokédex non è ancora granché completo, no questo si deve caricare in verità, si sta caricando, lasciamolo caricare tutto il Pokédex con tutti i vari Pokémon che abbiamo catturato nel corso del tempo, ce ne sono veramente tantissimi, praticamente quelli della prima generazione li abbiamo quasi tutti tranne i leggendari, ho trovato anche Ditto che è stato aggiunto da poco. Tutti i vari Pokémon della seconda generazione, però ci mancano, ce ne abbiamo pochi. Quindi l'idea è proprio quella di andare a insistere su questa seconda generazione. Attiverò il bot, voglio riprendere a fare qualche video ogni tanto su Pokémon Go, magari. Casi, beh. A caso, per dirvi cosa, allora, come funziona Necrobot? In tutti i casi trovate il link per il, per, la per il download in descrizione. È un programma che si utilizza tramite computer, va avviato da terminale e vanno inseriti i propri dati. State tranquilli perché nessuno entrerà mai nel vostro account. In tutti i casi, magari se volete, non utilizzate il vostro account principale. Come al solito consiglio di creare un account secondario eh, utilizzando, per utilizzare i cheat. Esatto, create un account secondario. Vi buttate sopra. Eh, ci mettete sopra degli, dei cosi. Cioè, vabbè, vi create col Pokémon Center, magari non con Google. E poi, dopodiché, che cosa andate a fare? Adesso catturiamolo un paio di Pokémon. Cioè, Totodile. Mm, eh, oltre a. Da... Oh, no, l'ho tirata male. Gli diamo anche una bacca, magari. Eh? Bacca banana. Al 327 prendiamo anche la Megaball. Wow, vediamo se lo catturiamo al primo colpo. Comunque, quello che volevo dirvi io è che createvi un account sì col Poké Center, Poké Allenatore, Club Pokémon e magari utilizzate questi bot giusto per vedere come funzionano e per magari avere un account con tanti Pokémon. Non utilizzateli perché, come vi ricordavo che è brutto utilizzare i cheat, però c'è molta gente che lo fa. Io lo faccio per scopi, ovviamente non... Cioè, non è che me ne vado in giro a prendere palestre senza interazione col mondo esterno soltanto per fare video su youtube esatto parecchi mi hanno chiesto anche il video su hack, su come installare la console di movimento se volete posso farvi di nuovo un video anche di quel genere, vi spiego un po' come funziona Eevee, ce ne abbiamo migliaia c'è cioè Umbreon, Espeon, tutti quei vari i nuovi due, le due nuove evoluzioni di Ivi, ma che cos'è sta roba? Ah, ti dal ti da tipo di Pokémon, è carina sta cosa, anche dal tipo di Pokémon. Ora, eh, volevo elencarvi, finire di rincarvi le funzioni di Necrobot perché sono parecchie. Ad esempio, abbiamo la. È uscito? Epp, ok, abbiamo la. Eh, funzione che va in giro da solo. Prendi i Pokéstop da solo, catturi Pokémon da solo. Ti scarta i Pokémon, quelli con il V basso. Cosa fighissima, se hai un IV basso il Pokémon te lo scarta, fai evolvere i Pokémon da solo eh, e questo è già tantissimo, dopodiché puoi impostare la tua rotta mh, predefinita, cioè nel senso se tu vuoi lui ti fa una rotta particolare, la scegli tu col GPS e fai una rotta predefinita, una rotta particolare. Dopodiché, puoi scegliere anche a che velocità andare. Ovviamente, ti scarta gli oggetti meno buoni. Per esempio, quando hai delle Pokéball, te le toglie. Te le toglie anche le megaball. Ti lascia soltanto le ultra ball. Infatti, se andiamo a vedere la differenza, abbiamo 15 Pokéball. 5 megaball e 59 Ultra Ball. Ovviamente i moduli e scale. Stesso discorso per le bacche. La bacca Ananas è quella più forte, diciamo che ha più effetto. Bacca lampone, è quella che ha minore effetto. E stessa identica cosa poi con i rivitalizzanti. Il rivitalizzante 9. Il rivitalizzante max 56. E per le pozioni, identico, proprio uguale. E ti tiene anche Fortunova e gli aromi. Cazzo. Adesso si possono trovare anche Fortunova e gli aromi in giro. Sono a livello 32. Ce ne vorrà per arrivare al 40. C'ha il mio bel Pikachu con ancora il cappello natalizio. Perché mi ricordo. Ah, personalizzato adesso ti fanno anche personalizzare il tutto? Veramente? Eh? Cioè anche le calze, ma che cazzo? Oddio, no, è terrificante. Ma che. <ride> C'è colore, puoi scegliere tutto. È simpatica come cosa, non credete? Hanno eh, comunque si sì, aggiunto tante tante cose. Vediamo il cappello. Ah, e te li fanno. E allora, il cappello con Eh no! È bellissimo! Voglio conferma. Ah, ma è. E non me lo fanno pagare perché ho dei poche. No, l'ho comprato, ho comprato davvero il cappello con Magikarp. Bellissimo. È fotonica sta cosa. Gli occhiali? Ma costano. Eh, costano. No, con gli occhiali è brutto, non mi piace. Niente occhiali, però il cappello Magikarp era oggettivamente necessario. Non si possono trovare i soldi, credo, per strada. È una cosa che un po' mi rattrista, però, fotte sega. Il cappello con Magikarp è qualcosa di allucinante. Volevo qualcosa di altro. Qualche altra cosa fighissima. Tipo, addirittura la giacca cita. Cioè, tipo, bellissimo così. Vabbè, purtroppo no. Non si può fare. Il bot, ecco, non vi prende il cash. L'unica cosa perché dovresti prendere. <ride> bellissimo. <ride> bellissimo. Ovviamente Necrobot è un programma che viene aggiornato costantemente. Eh, calcolate, esce un aggiornamento ogni 10-15 ore. Ovviamente sono aggiornamenti eh, minimi che non vanno minimamente a... Uh, aumentare, cioè sì, aumenta di poco, soltanto dei bug fix, magari. In, ca in alcuni casi, c'è un piccolo problema per quanto riguarda Necrobot: che dovete essere fisicamente al computer. Per quale motivo? Come funziona? Pokémon, la Pokémon Go, comunque la Niantic, hanno mh, implementato nel gioco un sistema di verifica: che significa che ogni 5-10 minuti ti chiederanno di verificare la tua identità per far vedere che non sei un bot. Con delle foto, tu dovrai, c'è cioè un, un insegna. Cioè no, nel senso c'è cioè un uh, comando dice cioè, seleziona le foto con uh, l'insegna li e tu vai a selezionare le foto e gli dai l'ok. Okay. Ora, poche il Necrobot ti avvisa, te lo dice guarda, mi serve la verifica, hai tipo un minuto, due minuti per farlo, t suona, comunque va in po in po può essere impostato, e te lo dice guarda, uh, free, c'è Pokémon Go che vuole la verifica, muovi il culo a dargliela. E allora tu vai lì e lo fai. Quindi dovete essere necessariamente attivi sul computer o comunque a casa. Perché se no, poi vi, vi slogga. Non succede niente. Se non riuscite a dare la verifica o per qualche motivo particolare, lui slogga. Ciao, tante care cose. Se vediamo la prossima volta che attivi il bot. Basta. Soltanto per evitare problemi, poi, una volta se ne riuscite appunto a verificarlo, magari state a fare cazzi vostri. E comunque non vi verifica, vi slogga, Basta chiudere Necrobot, riavviarlo e. Va tranquillo, magari vi chiederà la verifica al riavvio. Voglia fa la fate e avete completato il tutto. È molto, molto easy. Nulla di preoccupante, difficile o chissà cosa particolare. Non succede assolutamente nulla. Questa era una cosa interessante, appunto, che serviva, eh, che era doveroso dire e spiegare, esplicitare. Ho ripreso il Pokédex. Bene, non posso muovermi intorno nei dintorni del coso perché ho attualmente eh, fermo. Voglio fare soltanto un briefing dei Pokémon. Più forti che ho attualmente. Eh, voglio fare intanto per i punti lotta. Non so se c'è qualche Pokémon della seconda generazione, ma non credo. Hanno cambiato la skin di Ghiridos. Um, sì, sono tutti Pokémon della prima generazione, a parte eh, Crobat, che è della seconda. E' è un Pokémon che non può arrivare tanto su di, di PL. Dragonite è una bestia, per esempio. Dragonite è fotonico. Mm. Adesso andiamo a vedere un attimo i Pokémon. Per il numero di Pokédex. Ovviamente, andremo a scendere. Per vedere i Pokémon della seconda generazione. Quanti ne abbiamo? E quanti ne possiamo trovare? Allora, partendo da Porico. No, Mr. Questi no, Snorlax, Dragonite. Ecco qua, Cicorita. E l'evoluzione, la prima evoluzione. Non, attualmente. Posso farlo evolvere? Volendo, potrei far evolvere tranquillamente l'evoluzione. Però voglio aspettare, dato che il 625 non è tanto. Sindakil, eh, ne ho pochissimi, non ne ho trovati mai. Cioè, ne ho soltanto uno. E attualmente è un casino per farli evolvere perché non ce li ho. Totodile, ne abbiamo diversi. 25, non tantissimi. Ciccoli, è quello che ne ho di più. Dopodiché abbiamo, eh, vabbè, vari questi uccelli. I Crobat, ne ho fatti diversi. Eh, tutte le evoluzioni di Divi, ovviamente di Divi ne avevamo un sacco, quindi è abbastanza easy. Dopodiché che cosa... Ecco, eh, Hondur e hm, Hondum, questi sono forti, sono bei Pokémon che vorrei portare su, secondo me questo arriva abbastanza, abbastanza carico come, come Pokémon. Ce ne sono parecchi fighi della seconda generazione, c'è cioè Tyranitar che è un Pokémon che secondo me spacca i culi male. Non so se ci sarà un Pokémon forte quanto Dragonite della prima probabilmente sì, lo metteranno, lo implementeranno, non so se già ce ne sono, secondo me è una bella macchina da guerra il tiranitar, comunque, non so se arriva al 3000, spero, perché vi giuro, figo come pochi, mi piacerebbe, comunque adesso torneremo a lavorare su Pokémon GO, se questa serie vi piace, spero vi piaccia, sono dell'idea che inizieremo a fare diverse cose, diversi... Diversi video Dato che poi sta tornando l'estate Magari si va più in giro E si ritorna a caccia di Pokémon Sulla seconda generazione Dopo il boom iniziale della prima Stanno pensando Ho letto Di implementare anche gli scambi Non so se l'hanno implementati o meno Comunque ho letto Che c'è la possibilità Di andare Tipo su sto Pokémon Io voglio dirgli No questo è preferiti Se voglio dire Trasferimento Valutazione preferiti No Non so se volevano implementare stavo già, Ho letto qualcosa In tutti i casi Non so se sia fake o meno Di implementare La possibilità di scambiare i Pokémon Tra Pokémon Tra allenatori diversi Questa sarebbe interessante interessante. Va bene, ragazzi, penso che per questo video possa essere tutto. Se volete altre informazioni o comunque altri tutorial, proprio un tutorial su come installarlo, non è difficile, basta soltanto scaricarlo, dezipparlo, metterlo sul desktop, avviarlo. Tutto molto guidato, tutto molto semplice. In tutti i casi, se volete altre delucidazioni, fatemelo sapere tramite un commento e provvederò a fare un nuovo video. Ragazzi, per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione. Vi lasciare mi piace se il video vi è piaciuto. iscrivetevi al canale se avete fatto di condividere il video su Facebook. Per farmi usciare persone. Mi raccomando, passate tutti i link in descrizione, Facebook, Instagram e Telegram. ci vediamo come al solito. A un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.